La Junior Casale perde anche gara 2 delle semifinali, playoff contro Agrigento, e ora sarà chiamata ad un miracolo sportivo per ribaltare la serie e conquistare la finale per la promozione in A. Agrigento espugna ancora una volta il Palaferraris per 72-66, vincendo la quarta sfida stagionale su 4 giocate contro i Monferrini, autentica bestia nera. A pesare soprattutto l'avvio da incubo di Casale, sotto 15-4 dopo i primi 8 minuti. Una partenza d'handicap che ha condizionato i rossoblù, capaci poi di arrivare fino al meno 4 ma senza mai recuperare nel punteggio, con gli ospiti in controllo fino alla fine. Coach Ramondino a fine gara ha fatto i complimenti ad Agrigento, riconoscendo il merito della vittoria agli avversari, favorita però dai limiti della Junior, che ha avuto un approccio completamente sbagliato al match, forse dovuto alla pressione causata dalla sconfitta in gara 1. Un aspetto che secondo il tecnico avrebbe tolto fiducia alla squadra, costringendola ad errori forzati, snaturando anche in qualche modo lo stile di gioco visto durante la stagione regolare e portando Casale ad una sconfitta pesante. Per superare il turno, Martinoni e compagni dovranno vincere le restanti 3 sfide della serie, a partire dalle prossime 2 gare in programma in terra siciliana da giovedì prossimo. Il meteo. In collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Nella giornata di domani, il nord-ovest rimane interessato da una circolazione depressionaria. Al mattino avremo variabilità con rovescio temporali su Est Piemonte, nel pomeriggio parziali schiarite, ma entro sera temporali su gran parte del Piemonte. Temperature in calo. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Ci sono avvenimenti che per la loro qualità massaggiano il cuore e divengono quindi imperdibili. Siete tutti invitati venerdì 22 maggio ore 19:30 alla grande inaugurazione della nuova concessionaria Renault Auto Z in via dell'artigianato zona D3 Alessandria. La solita inaugurazione? No! Vi aspetta un incredibile show cooking che vedrà protagonisti due dei concorrenti di Masterchef, Stefano Callegaro, vincitore della quarta edizione, e Simone Finetti. Giudice d'eccezione lo chef ambassador di Expo 2015 Ugo Alciati. Presentatore della serata direttamente da Colorado Caffè, Omar Fantini. Siete tutti invitati, ci sarà la possibilità di sancire quale dei piatti sarà più invitante. L'appuntamento per tutti è per venerdì 22 maggio, ore 19:30, in zona D3 ad Alessandria. Il gruppo RB inaugura la nuova concessionaria Renault Auto Z con una grande festa.